Bolletino rinforzante, pre-wither, e si inizia. Ciurma, prima di iniziare vi ricordo che questa sera alle 20.00 sono in live su Twitch, trovate il link qua sotto in descrizione. Naturalmente se siete noi vi invito a lasciare poi il follow e se potete fare anche la sub o abbonamento, che è la stessa cosa col Prime. E detto questo, io vi lascio il video, buona visione. Allora ciurma, benvenuti in questo nuovissimo video della Vanilla Multiplayer sui server di Anima. Come sempre ragazzi, lo so, non siamo nella mia bellissima postazione, siamo nella mia vecchia postazione, ovvero qua giù in Sicilia, perché sono tornato a casa dei miei genitori. Ma non vi preoccupate, perché da dopodomani ritorneranno i video per il nostro sfondo bellissimo. E quindi ragazzi, intanto, come sempre, prima di iniziare dovete lasciare tutti quanti un mega mi piace, perché come detto dal titolo, oggi sfideremo il Wither Boss. E mi sono fatto male, va bene. Tutti quanti lasciate subito adesso un mega mi piace per superare i 10.719 like. Se volete prossimamente una sfida insieme ad Anima, dove andremo a sconfiggere insieme un altro Wither Boss. Sfideremo ragazzi il Wither Boss, quindi aiuto, ho paura perché ho una cosa in mente da fare. Perché naturalmente, come sapete, ogni volta che devo sfidare il Wither Boss, io voglio sfidare in un modo particolare. E oggi diciamo che voglio darmi una piccola sfida, una sfida con anche una penitenza in caso, ovvero che se non riesco a superarla dovrò pagare questa penitenza. Infatti il mio obiettivo è quello di killare alla fine, quindi dare il colpo di grazia al Wither con una pozione di cura. Perché come sapete il Wither, essendo un non morto su Minecraft, prende danno con le pozioni di cura, mentre prende vita con le pozioni di danno o comunque avvelenamento, una roba simile. Quindi il nostro obiettivo sarà quello di shottare alla fine il Wither con una pozione di cura, lanciabile naturalmente. E come andiamo a creare questa pozione di cura? Tramite i nostri alambicchi. E visto che non mi ricordo come si fa la pozione di cura, entra sempre in gioco la mia bellissima resource pack, che nel brewing stand, quindi nell'alambicco, ci dice che per fare la pozione di cura serve il glycerin melon. Io vorrei fare anche la pozione di rigenerazione per sicurezza. Mettiamo il Wither è talmente forte, perché noi comunque qua, se non sbaglio, giochiamo in hard, quindi se visto che il Wither è talmente forte, vorrei essere sicuro di non schiopparci, anche perché lo andremo a sfidare sopra il tetto del Nether. Qui ragazzi avete già capito un pochettino come andrà a finire questo video. Io che perdo, muoio, e naturalmente devo dirvi anche la mia penitenza. La penitenza di andare a pagare. Se non riuscirò a shottare e quindi a killare alla fine il Wither Boss con la pozione di vita istantanea, dovrò pagare ben 10 diamanti. Bene sì ragazzi, 10 diamanti che poi scegliete voi qua sotto nei commenti, se bruciarli nella lava nel prossimo episodio o se regalarli a qualcuno, in caso a chi regalarli. Quindi insomma scrivetelo qua sotto nei commenti già adesso. Bene, iniziamo subito. Allora, noi abbiamo le teste del Wither qua, ma noi prima di tutto dobbiamo fare le pozioni. Quindi ci serve del melone, che mi sa non abbiamo. Siamo senza melone ragazzi, dobbiamo cercare delle angurie. Ok, forse ce l'ho qua dentro, sapete? No, non ce l'ho qua dentro. E vabbè ciurma, torniamo sopra. Allora, dobbiamo cercare subito delle angurie, perché dobbiamo appunto craftare ragazzi il glycerin melon, che si fa con le angurie, quindi le fette d'anguria, e con anche l'oro. Quindi abbastanza semplice, basta troviamo delle cavolo di angurie, che siamo in una giungla, dobbiamo per forza trovarle subito. Cioè, sono pure finito a casa di Giulio. Beh, a questo punto non penso che lui si arrabbi se prendiamo in prestito qualche anguria dal suo magazzino, giusto? Beh, penso di no. Nel mentre volevo dirvi che ancora non abbiamo scoperto neanche in live chi è stato a rubare il villager. Quindi raga, non lo so ancora chi è stato, cercheremo ancora in live. Che vi ricordo appunto, trovate il link del mio canale Twitch qua sotto in descrizione. Mi raccomando, fate anche l'abbonamento, perché se fate l'abbonamento potete anche ottenere la mia resource pack, quindi la mia bellissima texture pack. Oltre potete entrare nella maniera dei sub e avere tante cosette extra. Quindi mi raccomando, dateci un'occhiata, trovate tutti i link qua sotto come sempre in descrizione. Oltre anche ad avere in descrizione il link del mio profilo di Instagram, mi raccomando di iscrivervi su Instagram, e anche del mio shop con le nuove magliette, le nuove felpe, le collane e tante altre cose veramente carine. Ah, per fortuna che Giulio ha un pochettino di anguria. Perfetto, possiamo adesso ragazzi tornare a
casa nostra. Allora ragazzi, abbiamo qui quindi le nostre angurie. Ok, e ci serve naturalmente, ragazzi, dell'oro. E facciamo subito i glistening melon. Naturalmente le angurie dobbiamo un attimo noi spaccarle, perché se no non otteniamo naturalmente le fettine di anguria. Ok, quindi un glistening melon, ragazzi, l'abbiamo fatto. Ne facciamo due, così almeno abbiamo, ragazzi, 6 pozioni di instant health. Naturalmente cosa abbiamo bisogno? Anche della gunpowder. Quindi prendiamo 2 di gunpowder. E direi che per ora ci siamo. Dobbiamo stare adesso a prendere invece. Cosa abbiamo? Healing, già ce l'abbiamo qua una pozione. Così possiamo utilizzarla noi intanto. E quasi quasi possiamo farci anche una pozione di night vision. Allora prendiamo subito tutte queste boccettine, ragazzi. Perfetto. E facciamo le varie pozioni. Quindi mettiamo naturalmente qua dentro un pezzettino di Netherwort, da come ci dice la nostra guida. Così sto andando a fare, ragazzi, la pozione di vita istantanea. Rigenerazione invece è quella con la gastiera. Adesso andiamo pure a cercare. Allora, qua adesso andiamo a mettere la Netherwort. Perfetto. E adesso dobbiamo fare splash, perché dobbiamo lanciarle poi contro al Wither. Quindi sbam, mettiamo la gunpowder. Mentre queste pozioni già stanno finendo, andiamo adesso a mettere il glistening melon. Perfetto. Nel mentre, ciurma, andiamo a fare adesso un'altra cosa. Andiamo nel Nether alla ricerca di un ghast. Abbiamo bisogno di una ghast tier. Ok, ragazzi, siamo nel Nether. E arrivo di momento. Dobbiamo cercare un ghast e devo prendere la sua lacrima. Vediamo se riusciamo a trovarlo, perché come sapete sono sempre sfigato con i ghast. Ogni volta che cerco un ghast non ne trovo mai uno. Soprattutto che qua tipo è la morte, quindi devo fare molta attenzione. Allora di qua possiamo scendere. Beh, qua non può non spawnare un ghast. Aspetta, no, era soltanto del quarzo. Raga, mi sa ci vediamo appena troverò un ghast, perché sono sfortunato come sempre. Ehi là, salve ghast. Perfetto, grazie mille per la sua... Mi ha droppato la lacrima? No raga, non mi ha droppato la lacrima. Piango io praticamente. Non me l'ha droppata. Ma ci ho messo 5 minuti buoni a cercare sto ghast. Però ne sento degli altri. Ne ho sentito prima 2 o 3 almeno. Saranno penso qua in giro. Come detto ragazzi, sono sempre sfortunato con i ghast, è incredibile. Ne trovo uno, non mi droppa una lacrima. Io so cosa ci vuole, un bel pollettino rinforzante mi sa. Ok, perfetto. Ora avremo la fortuna sparata al massimo. Ehi la salve. Ma, scusi. Ehi, ma cosa sta succedendo? Ma io l'ho mandato indietro. Ma non ha senso questa cosa. Oh, vabbè, senti, finiamo così, va. Ma eccola. Raga, per poco si bruciava. Per poco si bruciava. Mamma mia. Va bene, ok. E questo qui, ragazzi, abbiamo fatto. Adesso possiamo tornare nell'overworld e possiamo fare la nostra pozione di rigenerazione. In caso di schifo, in caso siamo in pericolo, ne possiamo bere una. Ok ragazzi, torniamo subito nell'overworld. Tra giorno e notte, mi sa che giorno? Allo? Minecraft? Perfetto ragazzi, possiamo adesso prendere le splash posh. Perfetto ciurma, prendi adesso le splash... Vabbè. Perfetto ciurma, prendi adesso le splash... Vabbè, non so parlare. Perfetto ciurma, prendi adesso le splash potion di healing, quindi di cura istantanea. E andiamo a fare subito invece un'altra Aukart potion e andiamo a mettere appunto la gas tier. Qua nel mentre abbiamo anche le altre, perfetto. Ho fatto anche, ragazzi, le pozioni di night vision, come già detto prima. E adesso facciamo quella con la gastier. Ottimo, praticamente abbiamo tutto quanto. Ok, raga, eccole qua, le pozioni di rigenerazione. Ottimo. Bene, è arrivato il momento, ragazzuoli. È arrivato il momento clou, il momento critico di questo video. Prendere le teste del Wither, la Soul Sand, delle Ender Pearl e andare sopra il tetto del Nether. Naturalmente, prima, dobbiamo anche prendere dell'ossidiana. Perché voglio prendere l'ossidiana? Perché voglio prendere l'ossidiana? Perché da sopra il tetto del Nether torneremo a casa con un altro portale. Perché sennò, ragazzi, è un macello e in questo video non mi ci metto a bucare la bedrock. Se volete casomai, ragazzi, un video su come bucare la bedrock in 1.15.1, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Ok, abbiamo ben 5 enderpearl, ragazzi. Prendiamo anche dei blocchi da costruzione. Secondo me della cobblestone può andare benissimo. Il tridente non ci servirà. Abbiamo i nostri pollettini rinforzanti. Abbiamo tutte le varie pozioni. La pozione di healing la possiamo utilizzare noi in caso di schifo. È perfetto. Abbiamo tutto. Mancano le teste. Eccole qua. Naturalmente ci portiamo anche un totem, l'Undying. Lo mettiamo subito nella nostra mano sinistra. Prendiamo adesso la Soul Sand. 4 pezzettini se non sbaglio. Facciamo 5 per sicurezza. Ed è arrivato il momento. Andiamo sopra il tetto del Nether. È arrivato il momento. Si va nel Nether. Abbiamo tutto l'occorrente. Mamma mia ragazzi, sono un pochettino in tensione diciamo. Mi si è spenta anche ragazzi una luce. Aiuto. Cioè, stanno succedendo cose strane per questa sfida, ragazzi. Ho veramente paura. Bene, dobbiamo raggiungere, ragazzi, il tetto del Nether. Beh, in prima cosa, una bellissima pozione di night vision.
Ottimo. Bene, allora per di qua si sale. Non so se già l'avevo fatto oppure no, ma comunque per di qua, ragazzi, si sale. Ottimo, per di là si beppe. Allora, saliamo ancora. Dobbiamo salire per non so dove, quindi facciamo tipo una stradina. Ma di qua dov'è che si va? Ah no, che da nessuna parte. Raga, da qui noi adesso saliremo. Saliremo tantissimo. Però di non trovare lava o altre cose mortali. Siamo ad altezza 110, ciurma. Questo vuol dire che manca relativamente poco a trovare il tetto del Nether. Ok, raga, c'è qua la bedrock. Perfetto. Allora, dobbiamo adesso trovare un punto molto tattico con la bedrock. In modo che possiamo, diciamo, infilarci all'interno. Però non... Ok, forse questo qui. Ok, ciurma, questo è perfetto. Forse di qua possiamo passare... Ottimo. Raga, sono un pirla. Non ho preso le botole. Torno subito a casa a prendere le botole. 3 hours later. Allora, andiamo a mettere adesso, ragazzi, una botola qui. La apriamo, saliamo, facciamo così. In questo modo possiamo inciuciarci nei punti più remoti fatti nella bedrock. Ok, raga, questo mi sa che è il posto perfetto. Facciamo una piccola strutturina così. Anzi, così, e mettiamo questa qua. L'apriamo, hopla. E ora sneaky sneaky sneaky. Eccolo qua. Siamo all'altezza 125. Quindi adesso se finiremo, ragazzi, qua dentro. Mi fido pure la pozione di già. No, perché quella dura 3 minuti. Sono un pirla. Bene, raga, adesso, secondo tutti i nostri piani, se tiriamo un ender per qua, dovremmo riuscire a finire sopra il tetto del Nether. Vediamo. Ok, è stato veramente semplice. Siamo sopra il tetto del Nether. Adesso facciamo subito una cosa, ragazzi. Allora, andiamo a creare un attimo qua tipo un portale temporaneo. In questo modo abbiamo, bene o male, la via per ritornare a casa. Perfetto. Adesso andiamo qua vicino e possiamo creare già la cosa per il Wither. Ok, questo qui infatti era in più. La piazziamo qua. Le botole non ci servono. La boccettina non ci serve. Possibile generazione e di healing per sicurezza. Me la do. Insomma, ragazzi, abbiamo tutto. E arco in mano. Ed è arrivato il momento adesso. Pollettino rinforzante per Wither. E si inizia. Abbiamo anche le 3 test, ragazzi. 3, 2, 1. 1, 2. Piccolo respiro. Vai! Ragazzi, è arrivato il momento. Siamo contro il Wither. Aspettiamo che faccia l'esplosione e vediamo come andrà. Come detto, siamo in hard, quindi sarà abbastanza difficile. Ok. Scusi, dove sta andando? Ok, c'è già visto. Aia, c'è già Witherato. Aia, raga, c'è già Witherato. Ma dove sta andando? Non ci attacca. Fra! Ehi, raga. Oh! Ma ha preso il volo subito. Ma cosa? Aiaia, ciurma, aiuto, aia. Ah, raga, per fortuna gli facciamo abbastanza male. Aia, raga, qua me la doro subito. Healing. Ok, aiuto. Ah, picchialo. Ah, che ha spento la luce. Corri, healing. Ok, rigenerazione. Perfetto, raga, è fortissimo. Dai. Ok, è arrivato quasi a terra. Dobbiamo un attimo. Ok, l'abbiamo bloccato lì dietro. Oh no, non l'abbiamo bloccato. Aia. Ok, ragazzi, a breve dobbiamo picchiare con la spada. Aia. Vieni qua. Raga, è un macello. Non ci sto capendo nulla. Aiuto. È troppo forte. Mi ha fatto volare. Cioè, ragazzi, ho dovuto mangiare un'altra mela d'oro. Vabbè, raga. Raga, è un devasto, è delirio. Aia, mi ha fatto malissimo. Rigenerazione subito, cibo. Minarde, è un macello. Non si capisce nulla. Calmo, calmati. Passiamo in mezzo al portale così. Lo blocchiamo un attimo, raga. No, ci è passato in mezzo. Ha tirato la laggata. Ha tirato la laggata tattica tipo il Wither. What the fuck. L'ultima mela d'oro, basta. Ok. No. Ciurma.
C'è un problema. Non sono riuscito a killarlo con questa. Devo killarla con questa. Quindi adesso devo pagare pegno, ciurma. Devo pagare 10 diamanti. E quindi adesso sì, ragazzi, scrivete qua sotto nei commenti se i 10 diamanti devo buttare nella lava nel prossimo video o regalarli a qualcuno. Se sì, a chi? Politone rinforzante, anche se mi sta scendendo la lacrimuccia del gas di prima. E ora possiamo tornare a casa. Tac. E let's go. Raga, pensavo di non killarlo alla fine con la spadata. Pensavo che avesse abbastanza video. Sono finito. Aiuto? Allo? Ma? C'è qualcuno qui? Dove è che sono finito, ciurma? Fatto sta, ragazzi, è stato uno dei guider più difficili nella mia storia di Minecraft. Ok, ciurma, sono tornato a casa. Che dire? Devo pagare intanto il pegno. Beh, diciamo che intanto i 10 diamanti terrò nel mio inventario per scoprire poi la loro sorte. Se regalarli a qualcuno oppure se buttarli nella lava. Purtroppo sono riuscito nella mia sfida. Bene, ciurma, detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi sia fatto un mega mi piace, commentate qua sotto. Ricordate di iscrivervi al canale. Non so ancora per quale motivo si aspetta la luce qua, ma vabbè. Non vedo l'ora di tornare finalmente di nuovo su a Milano, nel mio studio bello luminoso, pieno di lucine, di led. Detto questo, ciurma, noi ci becchiamo a questo punto domani alle 14, come sempre, con un nuovo video. Dal vostro capitano è tutto. Ciao a tutti.